la pubblicazione di alcuni post critici su un social è stato il punto di partenza. Questo in generale ci insegna, ma del resto lo conoscevamo già, questo dato ci insegna che il ruolo di sentinella che cittadini e media devono svolgere è un ruolo fondamentale per poter contrastare in generale diverse tipologie di reati, in particolar modo i reati contro la pubblica amministrazione. Quanto avviene all'interno delle singole comunità cittadine viene spesso percepito come ingiusto dal cittadino. Il fatto che sia segnalato con qualunque strumento e che questa possa costituire la base poi per la polizia giudiziaria specializzata, per lo svolgimento degli accertamenti, è per noi fondamentale. Direi che ogni qualvolta una segnalazione parte dal cittadino ci dà la possibilità di svolgere più proficuamente il nostro lavoro. Ha parlato di reati insidiosi perché? Abbiamo parlato di reati insidiosi per diversi motivi. Insidiosi perché abbiamo dovuto non semplicemente svolgere un accertamento, abbiamo dovuto contrastare anche una serie di iniziative finalizzate a cercare di ostacolare l'indagine, cercare in primo luogo di capire quello che avveniva all'interno dell'indagine, cercare di avere contatti con gli uffici giudiziari e con il personale degli uffici giudiziari. Da questo punto di vista devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo registrato una positiva reazione, positiva in termini di liceità ovviamente, da parte di pubblici dipendenti anche all'interno dell'amministrazione della giustizia. Questo ha consentito di bloccare alcune iniziative. Il tentativo, come dire, di arrivare all'interno del procedimento a carpire le informazioni che viaggiavano con gli atti è stato svolto verso il nostro ufficio e verso l'ufficio del Tribunale. Non soltanto la Polizia Giudiziaria direttamente delegata per le indagini, ma anche altri servizi e sezioni di Polizia Giudiziaria ci hanno aiutato a cogliere alcuni comportamenti illeciti, alcune presenze che vi erano all'interno dei nostri uffici che non dovevano esserci, proprio in corrispondenza degli snodi fondamentali di questa attività di indagine. Quindi è insidiosa per questo motivo, è insidiosa anche perché, come tutti quanti voi sapete, la difficoltà maggiore dal punto di vista criminologico dei reati contro i cosiddetti reati dei colletti bianchi è quella che non sempre viene percepito il disvalore. C'è una scena del crimine in cui non c'è una persona offesa, non c'è una vittima. Questo fa sì che non tutti si rendano conto di quanto gravi sono quei reati. Questo rende a volte più difficile. La scelta di denominare l'operazione Fantasia al Potere deriva proprio da questo allontanamento dal modello giuridico imposto per le commesse pubbliche, allorquando i fattori patologici hanno portato a verificare che c'erano delle condizioni che si allontanavano in maniera enorme, ponendo in essere dei comportamenti che erano al limite della fantasia. Cioè, vale a dire, l'inottemperanza delle disposizioni normative sul codice degli appalti sono state così evidenti che ci hanno portato a evidenziare come fossero anche fantasiosi rispetto all'assenza del supporto normativo affinché quelle condotte potevano essere portate a compimento.